Per chi non fosse al corrente di tutto quello che è successo prima, ti lascio qui in alto il video della prima parte. Detto questo, riprendiamo il caso di Abiut da dove l'avevamo lasciato. Dunque, mettiti comodo, usa le cuffie e iniziamo il video. Prima di cominciare, iscriviti al canale e lascia un like. Ricordati sempre di attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Grazie della collaborazione. Già me vuoi, eh? ¡Puta madre! ¡Déjame salir! Poche ore dopo la brusca interruzione di questa diretta su Facebook, Abiut ci fa sapere tramite un post che sta bene. Ciao a tutti, vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare ieri sera. Dopo la trasmissione stonante ed impegnativa ero molto stanco. La giornata, il lavoro, gli impegni, eccetera. Ho quindi deciso di prendermi una pausa per distrarmi da tutto questo. Vi ringrazio infinitamente per i vostri messaggi e commenti di supporto. Mi piacerebbe poterli leggere tutti, purtroppo però mi è impossibile. Comunque, mi rendo conto davvero di avere delle belle persone vicino. Vi voglio tanto bene. Dall'ultimo video ci sono stati nuovi aggiornamenti. Ormai questa storia sembra una sorta di serie TV horror. Grazie a queste manifestazioni poco chiare. E grazie anche al suo protagonista, il quale ci narra nel dettaglio ogni singolo evento paranormale che succede all'interno di casa sua. In più di un'occasione, Abiut si è sempre mostrato disponibile con tutto il suo pubblico, rispondendo sempre ai commenti sotto i suoi post o addirittura facendo delle live su Facebook mostrando l'interno di casa sua, cercando di essere il più trasparente possibile. Ormai conosciamo fin troppo bene la casa di Abiut, quasi come se fosse la nostra. Con tutto il materiale presente nel suo archivio, Abiut sta cercando di dare un senso a tutto ciò, indagando su ogni singolo particolare in modo da capire perché questa presenza lo tormenti da così tanto tempo. Gli elementi inquietanti di questo caso non sono solo i filmati. Come possiamo vedere, in questo post del 9 settembre Abiut ci spiega di essere appena tornato dal lavoro e di aver ritrovato questo libro rosso buttato per terra. Tra le pagine del libro c'era questo biglietto. Ora ti mostrerò quello che ha scritto Abiut in questo post. Per problemi legati al lavoro non sono quasi mai stato a casa. Il mio tempo libero è molto limitato. Comunque sia, oggi quando sono arrivato a casa ho trovato il libro rosso sul pavimento, aperto completamente e con il segnalibro ben posizionato. Quando l'ho raccolto, sotto ho trovato un bigliettino che credevo di aver buttato via più di 8 anni fa. Una cosa che è estremamente assurda e inquietante, poiché sono certo che tale biglietto non l'avevo mai lasciato nel libro. Contiene i dati della comunità con cui ho fatto il ritiro a Isla Mujeres. Quando ho provato a contattare quella comunità, sono rimasto sorpreso dal fatto che siano ancora attivi. Tuttavia, per mia sfortuna, essendo una comunità di persone che si spostano e viaggiano continuamente, non hanno più messo piede su quell'isola.
e al momento si trovano in un posto molto diverso e apparentemente molto riservato, per evitare qualsiasi contatto, vista la situazione attuale della pandemia. Cosa mi vuole dire Xia? Secondo me l'isola non ha niente a che fare con tutto questo. Sarebbe sciocco tornare da loro e per di più questi si sono spostati. Dite che dovrei seguirli? La prima volta che hai visto questo libro è stato nella prima parte. Dunque, prima di continuare con i nuovi video, considero sia doveroso approfondire la questione del libro, dato che nei due video precedenti non l'ho mai fatto. 10 giorni dopo questo video, Abiud ci dà qualche informazione in più sul libro. Il libro rosso? Manca poco e finisco di leggerlo. Sinceramente è un libro molto intenso, però mi sta piacendo. Ma non riesco a trovare un collegamento o un legame a questa entità, che decide di spostarlo a suo piacimento. Non riesco a capire se in qualche modo mi stia mandando qualche segnale attraverso questo libro. Oppure è soltanto una grande coincidenza. Il libro è una raccolta delle tragedie di Sofocle e la pagina che ci mostra Abiud fa parte dell'opera Antigone. Ti faccio un breve riassunto di questa storia. L'opera narra la vicenda di Antigone che decide di seppellire il cadavere di suo fratello, che andava contro la volontà del nuovo re Creonte di Tebe, che aveva vietato tale sepoltura con un decreto. Antigone venne scoperta e poi condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta. In seguito alle profezie dell'indovino Tiresia e alle suppliche del coro, Creonte decide infine di liberarla, ma ormai è troppo tardi. Antigone nel frattempo si era suicidata. La trama di quest'opera è anche questa una coincidenza? Cioè, la pagina che mostra fa parte di un'opera che parla del suicidio di una donna. Per quanto riguarda il perché del nome Xia che Abiud ha dato a questa entità, nel post del 2 giugno del 2020 abbiamo la spiegazione. Ho deciso di dargli un nome, Xia, lo stesso che non sono riuscito a togliere dalla mia testa per tutta la settimana. E quando lo dico, mentre tengo stretto il mio ciondolo che indosso sempre, apparentemente questa si calma. Ho davvero bisogno che si calmi, poiché questa cosa è andata fuori controllo. Chiusa la questione del nome del libro, riprendiamo la storia. Da questo post in poi non abbiamo nessuna informazione fino alla notte del 23 settembre. Dopo un paio di settimane di calma e nessuna manifestazione, Abiud si sveglia di colpo in piena notte e si appresta a vedere cosa sta succedendo. Abiud avverte lo spirito un'altra volta. Sto tratando di dirmi algo di una forma più diretta. Si escucha más aquí en la sala y en la recámara. Trato de dejar a Vina también en la sala, en las sillas, en todos lados, porque ha habido más movimiento. Pero las campanas ya... ¡Ay, cabrón! Esto también es lo que quería decir, o sea, Ugi ha estado cambiando de posición en toda la recámara y... Pues no sé a qué se deba. Solo ocurre en la recámara. Esto también ha estado sucediendo. E incluso dejé un poco de harina en lo que es el asiento y... Pero no, no lo voy a distinguir mucho. Voy a tratar de leer esta misma hoja con más calma. Yo me cerraron la ventana, pero aquí se escuchan los murmullos y a ver, no pienso abrir la puerta en esta ocasión, definitivamente no. Directo. ¿Te ne sei accorto? Se escucha más aquí en la sala y en la recámara. Trato de dejar a Vina también. Esto también es lo que quería decir, o sea... ¿Te ne sei accorto anche di questo? Me cerraron la ventana. Pero...
Ti ricordo che Abiud non cambia casa perché sarebbe inutile, in quanto quella presenza lo accompagna sempre ovunque lui si sposti. Dopo questa terrificante esperienza, per 2 giorni di fila non è accaduto niente di strano. Fino a quando Abiud ci rivela tramite un altro post di aver fatto una scoperta molto interessante. Ti ricordi il video dell'orsacchiotto? Sul retro di quello specchio si è venuto a creare una grossa macchia che fino a quel momento non c'era mai stata. Abiud non riesce a dare una spiegazione a questa macchia, perciò fece una cosa che abbiamo già visto in precedenza. Posizionò subito la sua videocamera su un cavalletto e lo mise davanti allo specchio per vedere un po' se succedeva qualcosa. E il risultato è stato questo. Fino a questo punto è tutto quello che sappiamo riguardo alle vicende di Abiud. Non appena usciranno i nuovi aggiornamenti, di sicuro ti porteremo la quarta parte di questo affascinante caso. Se vuoi aiutare il canale, ti invito a lasciare un mi piace a questo video. Se sei nuovo, iscriviti al canale e schiaccia qui la tua sinistra. È gratis. Noi ci vediamo al prossimo video.